ha fatto il giro in giù. No, quelli no. Sì, questo. Ciao amici, avete presente quelle persone che mangiano di tutto e non mettono su neanche un grammo? E quelle che mangiano un grammo e mettono su un chilo? Non vi siete sempre chiesti perché? Io sì, è un'ingiustizia del karma. Non proprio, c'è una spiegazione interessantissima e insolita. Se volete sapere qual è, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, no. Tanti mi piace, tanti nuovi video. A stabilire se sarai snello o se dovrai costantemente lottare con il tuo peso sono i tuoi batteri intestinali. Qui sta il problema. Se la tua flora batterica è squilibrata, ingrasserai irrimediabilmente. A prescindere da quanto sano sia il cibo e da quanti sforzi tu faccia per restare in linea. Sempre più studi scientifici dimostrano quanto è importante l'intestino, non solo per la salute globale, ma anche per il peso corporeo. Ma sei sicura? Ma dove l'hai sentito? Non l'ho sentito, mica seguo le fake news. Io leggo libri con informazioni verificate, aggiornate e approfondite perché non si scherza con la salute. Dimagrire con l'intestino è il libro scritto da Michaela Axt-Gaderman, pubblicato dalla casa editrice Il Punto d'incontro, sponsor di questo video e specializzata in salute naturale, proprio come me. Questo libro è fantastico, fantastic, really fantastic, perché spiega in modo semplice e comprensibile tutte le strategie per formare una flora batterica sana e i trucchi per mantenerla sana e vitale. Pensate che noi possiamo intervenire per modificare la qualità dei batteri che vivono nel nostro intestino. E non è poco, credetemi. Scusa, ma a cosa serve? Non solo ad avere più salute, energia e anche buon umore. Se correggiamo la flora batterica nel modo giusto, riusciamo a tenere anche l'interruttore sempre acceso nella modalità dimagrimento. Non me lo sono inventato io, lo dice la scienza e lo dice anche questo libro. L'autrice spiega in modo molto chiaro che per avere un intestino sano e snello bisogna seguire quattro regole fondamentali e ci dà tutte le strategie migliori per farlo subito. 1. Come scegliere una dieta che non disturba la flora batterica intestinale e anzi la sostiene e la rafforza. 2. Come non dimenticare mai l'importanza delle fibre. Fibre, fibre delle mie brame. 3. Come rafforzare la barriera intestinale, per esempio con due amici naturali che sono lo zenzero e la curcuma, che ho descritto in questi due video. 4. Come stimolare gli ormoni della sazietà e placare quelli che fanno venire fame. Grazie ai batteri intestinali possiamo prevedere il nostro peso futuro e grazie alle indicazioni del libro possiamo migliorare la salute della flora intestinale e anche il nostro peso. E adesso ecco tre consigli facili, veloci da applicare subito per rimettere in sesto la nostra flora batterica. 1. Ridurre lo zucchero bianco, che è il nemico principale dei batteri buoni. Poverini! Se avete voglia di dolce, meglio la frutta fresca. 2. Sostituire i carboidrati raffinati della pasta e del pane bianco con quelli integrali. 3. Limitare l'alcol e il caffè perché acidificano la flora batterica intestinale e sono nemici dei batteri buoni, quelli che aiutano il dimagrimento. Del resto, l'intestino è il nostro secondo cervello e decide molte più cose di quanto il nostro primo cervello possa immaginare. È scritto qui insieme a molte altre notizie utili e simpatiche per la salute dell'intestino. La casa editrice Punto d'incontro offre uno sconto di 5 euro per il primo acquisto fatto registrandovi al loro sito con il link qui sotto. Per concludere, è bello essere amici tra di noi, ma dobbiamo essere amici anche di un'altra cosa molto importante. E non deve essere un'amicizia sporadica, ma molto stretta. Avete capito a cosa mi riferisco? Ah, dei vecchi amici delle elementari! Ma no! Dobbiamo essere amici della flora batterica del nostro intestino! E deve essere un'amicizia di tutti i giorni, per la vita! È un concetto da tenere sempre a mente. Sappiamo tutti che certi alimenti aiutano e altri alimenti bloccano e disturbano l'intestino, vero? Ma quello che avete appreso oggi in questo video è che l'intestino,
con la sua flora batterica può aiutare o andare contro il dimagrimento. Condividete questa notizia. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! E sono nemici.